13 giugno si festeggia Sant'Antonio di Padova, che è il patrono del borgo di Bocca d'Asse, dove ci troviamo. E adesso vi presento Danilo Rossi, che sono il presidente del Paguro Sub di Genova. Ecco, ci spiega questo evento. Questo evento qui è nato nel lontano 2000, dopo aver parlato con i frati di Bocca d'Asse, che avevano proposto di mettere una statua di Sant'Antonio sui fondali di fronte al borgo di Bocca d'Asse. Noi ci siamo attivati con misure, contromisure, acciaio da tutte le parti. Loro si sono messi d'accordo per fare questa statua di bronzo, che è la figura Sant'Antonio, e poi abbiamo unito il nostro lavoro e il loro lavoro e l'abbiamo immersa nel 2002 a Bocca d'Asse, qui di fronte. E da quell'anno lì, tutti gli anni, la solleviamo il 10, il 12, l'11, secondo com'è il tempo del mare, la portiamo a pulire, la rimettiamo poi in chiesa, che viene esposta ai fedeli che vogliono vedere com'è fatta, e la sera 13 di giugno la rimettiamo sulla barca e la riportiamo sul fondo del mare davanti a Bocca d'Asse. C'è la benedizione del vescovo prima di portarla via, in modo che arriva già, che è già benedetta, poi c'è l'immersione e finisce lì. Ora ci sono tutti i preparativi. Sì, perché sì, la cosa più brutta, che poi è la cosa simpatica. La cosa simpatica è portare la statua, perché galleggia da qui fino al punto esatto dove viene poi immersa. E quindi il problema è quello di portarla fino a là, tutto via mare, e rimane a galla, così la gente la vede mentre naviga. Più o meno a che profondità viene immersa? È sui 8-9 metri. Andiamo a vederlo. Su 8-9 metri di profondità. La statua è qui pronta a essere messa in mare su delle casse costruite dopo tanti studi da dietro del Paguro. Viene messa in acqua con il casse d'acciaio ossidabile, galleggia e poi viene portata sul punto esatto. Le casse vengono allagate, la statua automaticamente va a fondo, vengono staccate le due casse, la statua va messa sulla base, che è già sul fondo dal 2000, e le case poi vengono portate a bordo sulla barca e messe in magazzino. L'anno dopo stesso discorso. E la cosa simpatica è anche che l'effetto che si ha quando è in mare è che le casse non si vedono, si vede la statua che sembra cammini sul pelo dell'acqua, quindi è un effetto abbastanza, e tutti gli anni si ripete e sembra che la gente sia contenta, perché abbiamo un pubblico, abbiamo grande pubblico. Noi ci fa piacere perché sono tanti anni. Poi è una cosa che ci hanno chiesto questi frati qua, gente che di mare ne capivano poco, però hanno voluto fare qualcosa per Bocca d'Asse, e questa statua qua sul fondo di Bocca d'Asse per loro è molto importante, e noi automaticamente ci fa piacere farlo, e tutti gli anni siamo sempre di più. E speriamo di continuare poi anche nel futuro, che le persone siano anche più incrementate, e va bene, insomma, speriamo. Quest'anno abbiamo per la prima volta i fuochi d'artificio, mi sembra. Non è la prima volta, e c'è già successo anche altri gli anni scorsi, però quest'anno sembra che sia una cosa molto imponente, visto la chiatta in mare. Speriamo che... Qui a Bocca d'Asse è molto, molto sentita questa festa qua. Abbiamo anche una bellissima chiesa, poi. Sì, quello lì non lo metto in dubbio. Quindi è molto molto simpatico. Ci saranno anche le confraternite con sì, i vari ci sono le confraternite che adesso nel momento sono ancora in chiesa, che si stanno vestendo perché non ne vedo ancora nessuno in giro, quindi addirittura da Montesignano vengono come confraternite, quindi è una cosa molto molto sentita, ecco. Va bene, vi ringrazio, dite i vostri nomi ancora. Danilo Rossi e Nunzio Di Clemente. Sembra che spettacolo. Il bello la bestia.